ad acqua dei wifi buster qui a Corso Buenos Aires, altissima densità di shopping e zona Liberty di Milano. Cosa stai catturando, Gigi? Ma ci sono un po' di wifi aperte, quindi stavo un po' utilizzandolo per navigare qui un po' in libertà. Qui sono negozi o aziende che hanno questi hotspot? Ma mi sono più che altro negozi o piccoli uffici che ce li hanno aperte, per cui certo non si può utilizzare per fare delle navigazioni sul conto corrente bancario, anche perché ricordiamo che stiamo sfruttando la banda di un altro, non è esattamente regolare. E quindi vabbè, insomma, si può comunque navigare, consultare la mail, cercare informazioni e quant'altro. Che macchina stai usando per catturare gli hotspot invisibili? Ma un Q1, peraltro di vecchia generazione, per cui insomma una macchina che ancora dà delle soddisfazioni, soprattutto per questo genere di cose, piccolo ma leggevole. Visto che siamo già dentro il sito di Netcafé, lo Spaces. Siamo entrati proprio nel sito di Netcafé, c'è l'ultima puntata, per cui insomma. Bene. Dimostriamo che si naviga. Allora, anche qui ci sono fantasmi da catturare.